ho veramente parole per descrivere tutto questo, perché vi avevo chiesto una cifra astronomica di like, 6.000 entro la prima giornata, e incredibilmente sono arrivati. Che dire, vi meritate assolutamente un nuovo episodio. Ronaldo capocannoniere della Serie A. Non pensavo potesse succedere tutto questo, e vuol dire che il calciomercato vi attrae particolarmente, ma anche che tutto il resto della serie vi piace da impazzire. Sono veramente sollevato dal fatto che questa carriera con la Juventus vi piaccia, perché avevo qualche dubbio in merito quando ho iniziato. Quindi ancora una volta ve lo chiedo, arriviamo ancora a 5.000 like per avere un prossimo episodio entro solamente 2 giorni. Ormai stiamo viaggiando su ritmi altissimi e non dobbiamo fermarci proprio adesso. E dato che abbiamo raggiunto quel numero di mi piace, purtroppo non venderò Ronaldo, ma in realtà purtroppo neanche tanto. Cercheremo comunque di fare qualche altra trattativa interessante, vedendo anche i soldi che abbiamo, dato che probabilmente Thiago Alcantara se ne andrà al Manchester United. Martial ha accettato, Morata ha accettato, ma ovviamente Morata e Lukaku escono dal nostro radar per adesso. Invece Martial per Aubameyang la potrei veramente, veramente fare. E senza pensarci, su 2 volte, alla pari, faccio questo scambio incredibile. Vi dico la verità, avrei potuto prendere anche uno tra Icardi e Gabigol, scambiandolo con Aubameyang, ma invece Martial mi dà la possibilità di fare più opzioni. So che è un esterno di sinistra, ma lo provo nel tridente a destra. Diciamo che adesso è una squadra veramente molto forte, ma se dovessimo davvero vendere anche Thiago Alcantara, dovremmo andare alla ricerca di un centrale di centrocampo. Il primo nome che mi viene in mente è Casemiro, ma ci sono anche i vari Kanté, Kroos, Modric, Saul, Verratti, che però probabilmente non riusciremo a prendere. E allora provo ad andare su un giocatore che alla Juve ci è arrivato davvero, Matuidi. Ovviamente sto mettendo le mani avanti in caso di cessione. Hazard ha chiesto una controfferta, ma Ronaldo ha deciso di rimanere, quindi niente. Beh, quasi 50 milioni di euro per Matuidi mi sembrano eccessivi. E invece Casemiro è a quanto pare incedibile. Un'offerta per Vitale, andiamo a vedere, io direi che possiamo aumentare perché il mio Sassuolo i soldini ce li ha. Abbiamo 2 partite importanti, la Serie A e la Coppa Italia, e devo far giocare secondo me i titolari in tutte e due. Non possiamo permetterci di perdere punti in campionato e dobbiamo andare avanti in Coppa. Ed è questa la partita di esordio per Martial, insieme a Piazza, Dybala e Ronaldo compone un tridente più uno veramente spettacolare. Un quadrilatero. Dybala con il 10 proprio come nella realtà, e l'altro giorno col Chievo è entrato e ha fatto una prestazione super, segno che probabilmente Allegri ci sta copiando. Atalanta-Juventus, una partita che può dirci tantissimo, non possiamo permetterci di andare via da Bergamo senza i 3 punti. Dybala la tocca, subito così per Piazza, e va a cercare il primo pallone toccato da Martial. È anche la prima partita in cui Dybala fa il centravanti puro, Ronaldo gli gioca dietro, gli gira intorno, vediamo se così saremo più decisivi. Dybala subito dentro per Nainggolan. Raja, così per Cristiano Ronaldo, attenzione perché c'è Martial che parte, bellissima palla di Ronaldo, proprio per Martial, la tocca, la mette giù, il tiro subito di Martial, pericoloso, la prima palla che tocca in carriera con la maglia della Juventus. Di Luca prova ad andare in profondità, c'è Baic, tira alto. Nainggolan, largo per Alexandro che chiede l'1-2 a Paolo Dybala, libero c'è Cristiano Ronaldo che prova a girarsi, attenzione, ancora Ronaldo in buona posizione, si appoggia a Piazza, dentro per Nainggolan, Nainggolan va da Dybala, da fuori il tiro di Dybala, calcio d'angolo. La cosa positiva di avere Martial è che adesso abbiamo un esterno a poter mettere a gara in corso per cambiare la partita come Cuadrado. Arturo Vidal può avanzare, attenzione perché Piazza taglia larghissimo, bellissimo movimento di Piazza, senza palla, entra in area, Piazza, il tiro, la palla è lì, la palla è lì, e la segna ancora lui, ahu! CR7 è tornato più forte di prima, tutti muti i tifosi dell'Atalanta, non parla nessuno. Piazza, bellissimo, e Ronaldo da trequartista si fa trovare lì al posto giusto, al momento giusto, e segna il 5° gol alla 2ª partita consecutiva. Ronaldo rimane Ronaldo decisivo, Ronaldo il fenomeno è tornato, Dybala e Ronaldo la coppia d'oro. E questo gol è solamente grazie a voi, con i 6.000 like abbiamo fatto rimanere. Vidal, Ronaldo, attenzione, libero, va da Dybala, ancora Dybala che si butta dentro, Ronaldo non riesce a dargliela, ma bella azione. Martial si appoggia ad Arturo Vidal, poi ancora il francese, dentro così per CR7 che si appoggia a Raja Nainggolan. Dobbiamo tornare fuori perché non c'è spazio. Adesso Alexandro, largo per Piazza, che per adesso è l'uomo in più, ma questo gol non me lo poteva sbagliare lui. Opportunità buttata via. Chiellini, dentro per Dybala, attenzione, 1-2, veloce con Cristiano Ronaldo, ancora Ronaldo, dentro per Dybala che si butta, se la porta avanti, ancora Paolo Dybala che va a cercare il suo compagno di merenda, Cristiano Ronaldo, che male, ha tirato un pugno al joystick, ma la doppietta del fenomeno portoghese, che era trequartista ancora più forte di prima, la carriera interattiva funziona, la doppietta di Cristiano Ronaldo, è solamente grazie a voi, il
futuro di YouTube ce l'abbiamo qua, anche se il futuro sono solamente 6 mesi per cercare il triplete con Cristiano Ronaldo come uomo decisivo, e il mister può finalmente esultare. CR7 è tornato e non vuole mollare adesso. 12° gol in Serie A, capocannoniere, sempre di più. Nainggolan porta palla, attenzione perché Piazza può tagliare dietro il terzino e Piazza in vantaggio, prende la palla, è il più veloce di tutti. Ancora Marco, serie di finte per rientrare. Marco, Piazza, la metti dietro per Vidal, in zona tiro, il tiro di Arturo. Esce Giorgio Chiellini e fa andare Claudio Marchisio, attenzione perché Marciale era partito, lo serviamo. Dentro così per Mario Mandzukic che va dal suo connazionale. Marco Piazza, la palla è buona, Piazza riesce a lottare col difensore e a farla sua. E adesso partiamo, l'opportunità è veramente forte, Mandzukic, il 3-0, non riuscivo a parlare, mi si era annodato la lingua con le tonsille. Ma Piazza e Mandzukic, la Croazia col furore, ecco qua i due che vanno e confezionano il gol finale del 3-0 di punta, come gli ho insegnato io, Super Mario Mandzukic. Mandzukic, uno dei miei giocatori preferiti, anche qua nella carriera, non sbaglia e dice la sua. Attenzione perché c'è il probabile 3-1 dell'Atalanta con una bella azione, una bella triangolazione, ma all'85esimo sono contento di prendere gol. Se lo prendo sempre solo con 3 gol di vantaggio all'85esimo mi va bene. Ultima giocata della partita sul 3-1, direi che tutto va bene così. Attenzione, Thiago prova a far andare Martial che prova a cercare il gol all'esordio. Al 90esimo Martial non riesce ad andare dietro la difesa, ma finisce qua. Il 3-1 è servito, i 3 punti per la Juve pure, e adesso la Coppa Italia contro il Milan. E se ne va Thiago, grazie per tutto, non sei mai riuscito a dare il tuo contributo perché sei troppo tecnico e poco fisico. A me non piacciono questi giocatori. È tornato anche Gimenez, questo ci voleva, soprattutto perché Chiellini è squalificato alla prossima. Ed è quindi il momento di andare a cercare anche un altro centrocampista veramente richiesto nei commenti, come Renato Sanchez. Io offro 50 milioni cash per Casemiro, invece a malincuore devo offrirne qualcosa di meno per Matuidi, non lo so, 35 al massimo. E invece ne offro 40 per Kanté e sempre 35 anche per Renato Sanchez. Riuscire a prendere due centrocampisti sarebbe il massimo per allungare la panchina. Anche vero che un colpo come Verratti sarebbe veramente veramente ben accetto. 70 milioni cash per Marco. E poi io non lo so, provo a fare quasi l'all-in. No, questi sono troppi soldi, ma 80 milioni per Paul Pogba, ovviamente diranno di no, però io ci provo. 55 per Carvalho invece potrebbe essere una bella cosa. Infine provo a togliermi uno sfizio che avevo anche nel mercato estivo. Dele Alli, 60 milioni, forse pochi. Juventus-Milan con i titolari è una partita non scontata. Potrebbe essere decisiva e abbiamo una rivincita da prenderci sul Milan. Ricordate quel gol di Bonaventura? 1-0 in campionato? Lo Juventus Stadium si prepara per una festa del calcio, la più classica delle partite del campionato italiano. Questa volta però non si gioca in Serie A, si gioca in Coppa Italia. Capitan Barzagli va a stringere la mano e tutti i suoi compagni lo seguono. Non so se è già eliminazione diretta, ma dobbiamo assolutamente cercare di vincere e buttare fuori il Milan. Il triplete si costruisce anche con la Coppa Italia. Ronaldo, attenzione, libero, Dybala lo serve in posizione di tiro. Ronaldo, la palla che rimpalla su Dybala, non ci credo, ha preso il palo interno e poi è uscita. Martial la tiene viva, ancora dentro per Ronaldo. Ronaldo la larga su Martial. Martial vuole andare via col doppio passo, ce la fa. Martial la mette per Dybala, calcio d'angolo. Dybala la può mettere in mezzo per il corner. Barzagli la va a prendere, il capitano è qua, Barzagli, e poi di testa. Ma che partita è? Vidal la mette per Nainggolan, da fuori il tiro di Nainggolan, c'è ancora Martial addosso a Diego Lopez. Un assedio totale della Juventus. Dybala la chiama qua con Bellerin che può mettere il cross bellissimo. Diego Lopez la va a prendere, Nainggolan in rovesciata da fuori area. C'è ancora Cristiano Ronaldo che può andare, può liberare, può scartare, creare la superiorità numerica. Il pallone speciale per Martial che può andare al tiro! E c'è il primo gol di Martial nell'episodio in cui arriva a Torino. Mamma mia Ronaldo, oltre ad attaccante adesso fa anche questo, va anche Andrea Pirlo. E da lì Martial trova un gol incredibile, proprio dove aveva beccato Dybala, prima con il palo, alla seconda partita da titolare, questa volta in Coppa Italia, ma non sbaglia e ci porta in vantaggio l'uomo che contro il Milan l'altra volta non c'era, adesso la sblocca e ci porta sull'1-0. Anthony Martial, subito arrivato, subito decisivo, altro che Aubameyang. Ronaldo, attenzione, ancora per Martial, ormai è nato una catena incredibilmente efficace. Ancora Martial in area, se la porta avanti Martial, non riesce a fare gol questa volta. Un bruttissimo tiro per Martial che poteva metterla in mezzo e Nainggolan non trova il 2-0. Attenzione, Dybala, 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 da lì può tirare col mancino e ancora una volta uguale. La traversa, il palo interno di Dybala, Nainggolan non fa gol a porta vuota, ma perché? Un Milan in invisibile difficoltà, attenzione, c'è Piazza che la può mettere dentro per Martial, la palla è qua per Dybala che la può tenere e si gira, ma che gol ha fatto! Spalla alla porta, prova a proteggerla e poi tira.
Mancina, una pugilata di Mancino senza guardare. Questo ragazzi è un gol incredibile. Dopo due pali che ha preso con due tiri a giro dei suoi, questo è un gol da centravanti vero. Questo gliel'ha insegnato Higuain. Prima di andare via, fatemelo rivedere. Non voglio vedere i tifosi che esultano, non voglio vedere i giocatori che festeggiano, voglio vedere l'azione. Dybala la protegge e poi fa questo. E poi fa questo. Solo per questo si merita il 10 della Juventus da qui alla fine dei miei giorni. 2-0, Martial e Paulo Dybala. Recupera Nainggolan, possiamo andare via con Cristiano Ronaldo. Attenzione, ancora Ronaldo, dentro per Dybala. Dybala che con il fisico riesce a sgusciare via. Ancora Paulo che riesce con una serie di finte a disorientare tutti. C'è ancora Vidal, fuori da Martial, prova il tiro, calcio d'angolo. Alexandro dentro a verticalizzazione a cercare Paulo Dybala, che adesso è un po' più spostato indietro rispetto a Ronaldo, però entra in area lo stesso. Dybala, il tiro, ancora CR7, Diego Lopez. Paulo Dybala la protegge, serve Ronaldo che va a tutto largo per Martial, proprio come in occasione del primo gol. Ancora Martial, vuole rientrare con le finte, c'è Ronaldo, si appoggia a Piazza, il tiro di Piazza. Juan Cuadrado, dentro per Mandzukic, chiede l'1-2 a Paulo Dybala, poi Dybala si gira molto bene, entrano tutti, entra Mandzukic che prova ad allargare su Martial che può andare per la doppietta. Ancora Martial che rientra con la suola. Mandzukic, la palla è sua e poi da un gran pallone sventagliato per Cuadrado che la stoppa, la mette giù, dentro per Dybala. Attenzione perché è il 90esimo, la Juve può andare a cercare addirittura il 3-0. Cuadrado, sempre Cuadrado, dentro per Dybala. Attenzione perché Dybala vuole andare, Dybala in buon possesso, Diego Lopez. È stanco Paulino, ma dopo due partite così tirate negli ultimi giorni è giusto così. E finisce 2-0 per noi, speriamo di aver buttato fuori il Milan. E finalmente stanno arrivando anche le risposte alle nostre offerte e non le andremo a leggere oggi perché voglio creare del like, quindi arriviamo immediatamente ai 6.000 like per avere un prossimo episodio entro solamente 2 giorni. Ragazzi, io spero in voi, 6.000 like e il prossimo episodio arriva prestissimo. 6.000 mi piace ragazzi, 6.000.